Va bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati al canale Gigone X Svapo. Oggi vi facciamo l'original milk tea di Mohok & Co, preso sul noto sito malesiano che non vi diremo mai qual è. Se volete ci contattate, ma prima, come sempre, sigla. Original Milk Tea by Mohok & Co, come abbiamo detto prima. Quindi andiamo a nasarlo, vai nasalo. Il liquido è di Stefanello, quindi lo conosco già. Allora, 70-30. Sì. Dovrebbe essere un tè e un latte. Anzi, okay. Un chai tea, che sicuramente sì, sarebbe il latte di tè orientale. Sì. Con il latte. Ok, com'è? Che ma gusta? Il tè si sente, il latte no. Tè? Lo sento. O senti tè il tè? Io vabbè, te lo sento. Io sento, sì, sento te, ma senti me, so, si sente te. Senti me. Non ho capito tanto. Sembra, allora, fatto è un po' blandino, però non è fortissimo. Cioè, non si sente il latte, non si sente il latte. Si sente solo la nota del chai tea. Sì, sembra un tè dolce. Com'è? Mi sembra più tè alla pesca. Ma anche a me sai che dava un po' quell'idea lì. Sì, viene dalla pesca perché è dolce comunque. Mi passo un attimo la cosa. Volevo solo dirvi che praticamente il liquido è ispirato alle varie bevande che vi fanno in Asia on the road. Vi faccio vedere qui le cose che mettono: il latte, il tè, e questo praticamente sarebbe il boba. Praticamente queste bevande qui vengono fatte on the road in Asia. Solo roba che spacca. Liquido 70-30. 70-30. 50 ml? 5. 55. Lo proviamo su Vichusant Gun 1.0 praticamente. Sì. Quante spire? Me lo ricordo. Guardaci. 6 spire di Ale e butta da 3. 6 spire mie. 6 spire di Ale. Ah, 6 spire. Ah, mi sono spirato. Va bene. Ah, c'è, no, c'è il micro. Bagnato. Vabbè. Quindi 6 spire di micro. Vai te prima. Così ti pisci te, visto che abbiamo rifatto 6 volte. Proviamo 90 watt, 89.9 watt. Com'è? Buono? È arrivato il latte. Buono? Buono. Roba bella. Oh. E questo non è neanche fresco, quindi può piacere. Meno male. Mi piace? Mi piace. Buono? Sì. Buon latte cremoso con sentore leggero di tè. Il tè non si sente quasi neanche. Il tè lo percepisci in aspirazione. Tanto fuori il vapore ti arriva la nota cremosa del latte. Vado. Particolare, è particolare, un gusto particolare, cioè sa più, mi sa anche da infuso, un pelino di infuso di tè, latte c'è, tè lo percepisci subito aspirando, sì, è molto particolare, però è stile infuso, almeno a me dà l'idea stile di infuso di tè e poi latte, però buono, sì. Però è particolare come gusto, cioè non è una roba, è molto originale. Sì, mai provato un liquido del genere. Sì, è molto particolare. Allora, il tè, c'è questa nota amara del tè. Tè, proprio tè classico, tè stile infuso proprio. Il latte è leggermentissimamente acidulo sul fondo. Ok, quindi ha quella, la classica pecca di tutti i latti. Come i frighi. Nel complesso è particolare, cioè uno di quei liquidi che va un po' capito, ecco, e va anche molto a gusti, deve piacere, ecco. A me non dispiace, però è parecchio strano, cioè nel senso, è un gusto particolare, che può anche non piacere, vedo. Essendo particolare, un gusto un po' particolare, però a me non dispiace. Che me piace. Sa di steccata, è proprio amaro. È il tè quello. È il tè che ti dà quella cosa lì. È il tè misto all'acidulo del latte. Sì, ma latte lasciato al sole È un po' la pecca di molti latti da svapo. Sì, è molto particolare, cioè. Va bene, dai, partiamo con i voti, Gisello. Ah,
7 se lo guadagna, dai. Sì. Io gli do 7 a me, perché a me piace molto. Io 7. Io per mio gusto personale 5 e mezzo. Ma perché io quella nota acidula lì nel latte faccio veramente, veramente fatica a svaparlo. Mi nausea parecchio. Io invece do un 4. 4? Pesante, eh? Non mi piace. No, vabbè. Ah, perché lei è molto più portata per i liquidi dolci. Ma anche io questo non ho di mica. Io lo sento dolce, non cioè, so come dolce, c'è una dose di sweetener nella lucina. Rimane dopo. No, sì, dolce, no. È dolce, sa di infuso di tè, anche di latte, però secondo me c'è qualcosa che dà il particolare, che è un liquido particolare, cioè nel senso non è un liquido perché che trovi dappertutto. Non hai mai provato la bevanda, secondo me. Esatto. Probabilmente anche per quello. Io quest'estate l'ho provata, che me l'ha fatto assaggiare Stefanello, che l'ha preparata sua moglie, è molto buona. Io l'ho presa apposta perché in Asia quelle bevande lì anche ad altri gusti, non solo latte e tè, comunque il chai tea o comunque quello verde giapponese, tipo il jazzy boba. Non so, per me è da 7, 6, 4, no, cos'è che è? 5 e mezzo, vabbè, comunque siamo sulla media del 6, dai. Ce l'ho. Se siete amanti di liquidi particolari, sì, di sapori un po' strani, un po' poco non strani, sicuramente è uno che potete provare. Sì. Se siete amanti dei classici biscottati cremosi a cui siamo già abituati, lasciate perdere. Quindi vi abbiamo fatto vedere l'Original Milk di Mohoppenko, vuoi dirlo? Quindi se vi piace il video, piacciatelo, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale Ciccone X Svap, iscrivetevi anche alla banda del vapore che trovate il link qui sotto in descrizione, seguitemi anche su Instagram e su Periscope, quindi ci vediamo al prossimo video. Quindi con l'ultima svapata di Ale e Vise facendo la compo, vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video, va bene, ciao.